In una operazione contro l'andrangheta, oggi i carabinieri del ROS e del comando provinciale di Vibo Valentia, con il supporto in fase esecutiva dei militari dei comandi provinciali di Reggio Calabria, Pescara, Chieti e Torino, hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Catanzaro su richiesta della DDA nei confronti di 14 indagati, 13 in carcere, uno ai domiciliari. Tra i reati ipotizzati, associazione di tipo mafioso, armata, omicidio plurimo, concorso esterno in associazione mafiosa. L'inchiesta, che ha portato anche a sequestri e perquisizioni, riguarda attività illecite concentrate soprattutto nel territorio delle preserre vibonesi e in particolare nei comuni di Acquaro, Gerocarne, Soriano e Dasà. Tre gli indagati abruzzesi: Rodolfo Pinto, 62 anni, nato in Francia e residente a San Salvo, e sottoposti a perquisizione Luciano Barone, 50 anni, nato ad Atri, residente a Montesilvano, e Luca Marano, 41 anni, nato a Ortona e residente a Pescara.